proprio in questi giorni ho avuto l'ultimo sopralluogo negli spazi che ospiteranno la sede delocalizzata del comando di via Vittorio Mento, per i quali il comune pagherà un affitto alla parrocchia. L'unica soluzione praticabile è visto lo stato delle casse di Piazza Parini, che porta a vendere gli immobili comunali e non certo comprarli. Spazi che non necessitano particolari lavori di ristrutturazione, tanto una volta chiusa la partita dal punto di vista della cosa formale. Allora io mi chiedo, partiamo da qua. Abbiamo un centro civico che è di proprietà del comune, dove all'interno ci sono dei servizi ottimi, la farmacia, la banda, la sede dell'Avis, gli anziani. Ci stava benissimo lo spazio, perché c'era già in quel periodo, no? L'ufficio della grandezza che attualmente noi andiamo a pagare. Una volta fatto il contratto di affitto, ci si accorge di cosa metterci dentro. Allora si è pensato bene di dire ci mettiamo la sede distaccata dalla polizia locale. Tanto è vero che qualche settimana dopo, sempre l'assessore alla partita, dichiarava già individuati due centri in questione che avranno la possibilità di erogare un servizio in più. Inizialmente spiega, si pensava di affidare loro il compito di raccogliere le richieste dei cittadini per i certificati di autenticazione, il che avrebbe significato per il chiedente attendere qualche giorno, come dire, cioè se io vado a Vighizzolo non mi fanno subito l'identità, non mi fanno subito il certificato, tanto vale che vengo in Piazza Parini e ce l'ho subito. Allora si è pensato bene di non mettere più due agenti, perché già il corpo della polizia locale è sotto organico, ma di inserire una figura, no, dell'anagrafe, dando un mandato specifico per le firme, cosa che lui comunque prende questi dati, viene qui all'ufficio anagrafe, prepara la documentazione, la riporta giù e il giorno dopo viene data un servizio. Tanto è vero che noi non stiamo chiudendo, no, stiamo chiudendo una falsità della polizia locale che non c'è mai stata. Quindi, secondo, c'è la possibilità di non spendere questi 3.000 euro di affitto annuo con tutte le spese che ci vengono dal riscaldamento, della luce. Premetto che la persona che all'interno lavora, come mi riferivo la settimana scorsa, che a oggi, a distanza di 2 anni, non ha ancora l'acqua calda perché non è stato installato il boiler. Ha un calorifero elettrico. Chiedo se è possibile lavorare in questa situazione. Dopodiché il servizio offerto, cioè le carte d'identità, le residenze, ci sono i numeri che sempre l'operatore che dal primo giorno è in servizio, circa 300 carte d'identità, abbiamo fatto circa 400 sempre carte d'identità dei rinnovi, 30 autentiche di firma e così via. I numeri non sono altissimi, ma un servizio è sicuramente utile per le frazioni. Allora io dico, noi non stiamo chiudendo nessun servizio, stiamo soltanto risparmiando dei soldi, avendo la possibilità di trovare con calma, perché da qui a dicembre l'ufficio rimane aperto. Oggi purtroppo la persona che lavora è male, per una settimana l'ufficio sarà chiuso perché non abbiamo personale da mandare. Perciò, dalle 9 alle 12 o alle 13 in base ai giorni che sta aperto l'ufficio è chiuso. Tanto è vero che fino al nostro indirizzo di ricevere il contratto di affitto, fuori sui vetri c'era sia l'orario che gli adesivi con scritto polizia locale. Qualche uno ha pensato bene di pulire i vetri un pezzettino e togliere polizia locale, togliere l'orario dove c'era questo fantomatico distaccamento dalla polizia locale. Allora, la polizia locale, il vice di quartiere, come noi abbiamo pronunciato la nostra campagna elettorale, nel nuovo riassetto che pochi giorni fa è stata fatta la conferenza stampa, dove qui presente c'è anche il comandante, se volete, vi spiega come parte già dai primi di ottobre, ha un significato per il vice di quartiere se il vice di quartiere è all'esterno. Se è all'interno serve un po', è più giusto che
candidato ci sia un servizio come quello per anni e noi non vogliamo mantenere questo servizio. Sicuramente è un po' ampliato, però bisogna fare dei ragionamenti più ampi. Correre per dire che questo servizio ce l'abbiamo mi sembra inutile. Bisogna ragionare, ampliare, sicuramente dare la possibilità a questo ufficio di fare molto di più, perciò ci vuole la tecnologia, bisogna spendere dei soldi e bisogna fare tutto con testa in corsa per dire come in qualche altro articolo ve l'avevamo promesso, gli abbiamo aperto un vigile di quartiere. Anche perché, ripeto, il vigile di quartiere all'interno non serve niente e soprattutto a lasciarlo in piazza Piave le frazioni di Miravento, di Cascinamata, di Fendi, di Fosnano sono diverse domani. È la terza volta che io te l'ho detto, però ormai non so più cosa fare, cioè non so come fare a farti capire come è nato quel posto di definizione. Vabbè, perché non c'era degli altri consigli comunali, lo rispiego. Innanzitutto il comandante, abbiamo detto ascoltato, l'ho ascoltato io fino adesso, il comandante Raffa all'epoca non c'era e non posso dire niente neanche del comandante che è andato via perché non posso dire niente delle persone non presenti. Quel posto lì, Paolo, è nato inizialmente per il vigile di quartiere. Difatti erano state individuate due figure, due, oltretutto queste due agenti, sono andate anche all'anagrafe per un periodo di tempo, te lo dico sicuramente non lo sai, a fare il corso perché inizialmente a turni, non tutte e due, ad uno, dovevano essere destinati al servizio del vice di quartiere. Il servizio è partito, il vice è stato dentro anche lì, adesso non chiedermi per quanti mesi è stato dentro lì il vice, finché abbiamo ritenuto opportuno, anziché lasciare anche per rispetto del vice, perché la gente che andava al servizio lì non faceva i turni che facevano tutti gli altri. E penso che magari gli dispiaceva anche un po', perché sicuramente facendo i turni a rotazione, il sabato e la domenica comprese, sicuramente qualche euro in più sulla posta paga riusciva a portarlo a casa. Allora noi cosa abbiamo pensato? Anziché il vigile stare lì dopo finite le scuole la mattina o mezzogiorno, un'ora, due ore, per fare qualche pratica, quelle pratiche che poi aveva avuto modo di conoscere quando è andato all'ufficio radio per quel periodo, abbiamo ritenuto opportuno mettere lì una persona, un impiegato comunale, per tenere l'ufficio aperto dalle 9, se era stabilito l'orario, dalle 9 all'1. Nel frattempo il vigile andava in giro, un po' di chissà, un po' scianato, un po' meno bene. Io mi ricordo che quel servizio è stato sempre fatto, di andare un po' in giro, sia con un mezzo che sia la puntolare, sia con l'ufficio mobile. Allora, stiamo parlando di 20 anni fa, no? 15 anni fa, c'era già un ufficio distaccato e non ha mai funzionato. Adesso, una cosa che funziona, perché a Vinzoni, l'abbiamo già detto, l'avete letto sui giornali, tra Vinzoni, che si chiama di Mirabello, e un terzo della popolazione cattolina. Voi state portando via un servizio dal centro per risparmiare 3.500 euro, e poi se andiamo a vedere questa lettera, se
io l'ho intesa in quella maniera, se poi non è intesa in quella. Solo magari parlando con lo Faro, magari si sarebbe arrivati anche alla conclusione di ricevere una diminuzione dell'affitto, poiché rimanesse lì, oppure magari, non lo so, gli saltava in mente qualcos'altro, parlo. Noi invece no, avete pensato solo di spostare due colori, perché non è preconservato e nessuno ha mai detto che quel servizio lì deve servire solo alla comunità, deve servire di prima al servizio al cittadino. Basta. Qualcuno dirà, ma se noi spostiamo il centro civico è la stessa cosa, ma non è vero, perché la maggior parte di quelle delle cose che si fanno dentro quell'ufficio, la maggior parte sono le volte prima di persone anziane e che non ce la fanno magari a raggiungere altri posti. Si trova il centro e dal mercato e allora c'è l'associazione anziani, Francesco, Susanna, l'associazione anziani non funziona, sì, no, cioè come anziano aggiungerà l'associazione anziani, non è solo Francesco, ascolta un attimo, l'associazione anziani inizia dalla mattina a fare cose di ginnastica, quello che mi hanno già spiegato all'assessore, quello che fanno eliminarlo, cioè non è che ci sono 500 iscritti, vanno tutti 500 ogni giorno all'associazione. Stai facendo dei lavori a prima volta? Guarda la cucina, scusa, guarda la cucina, guarda il cibo di cui mi parlavo, perché io lo spero, quindi la comunicazione è vuota, ti sei attaccato dopo al servizio, perché ti sei accorto che anche i sassi hanno capito che non c'erano più, hai cambiato quest'anno, hai detto il servizio è un servizio utile, siamo d'accordo, ma cosa stiamo discutendo? Assolutamente niente, quindi finiamo qua e andiamo a votazione se mi dice una cosa. Guarda, vorrei risponderti, ma siamo in questione comunale, non posso dirti tutte le cose che no. Senti, Andrea, per favore,
che ti metti di parlare solo. Convocazione del Consiglio Comunale.